Torniamo in diretta e salutiamo il nostro Daniele Lo Monaco del Romanista. Ciao Daniele. Eccoci qua, buongiorno. Ciao Daniele. Ciao. Allora, caro Daniele, devo dire, non mi va di fare la classifica delle domande più interessanti, più utili, però sulle risposte lo si può fare, nel senso che la tua domanda ha dato, diciamo, spunto al mister per rispondere, comunque sia, per affrontare un tema in un modo che non mi immaginavo e che mi ha particolarmente colpito. Lui si riconosce le colpe sostanzialmente, o comunque sia il tipo di approccio e di gestione di una partita che ha significato il fallimento di un obiettivo stagionale sul nascere, praticamente, no? La Coppa Italia col Torino, ho sbagliato io, ho cambiato troppo allora. Francamente io avevo sostenuto il contrario all'epoca, ritenevo che non fosse quello il problema, perché la Roma poi giocò pure bene quella partita e sbagliò l'impossibile, no? Come in altre occasioni davanti alla porta. Però questo tipo di precedente, considerando che poi c'è sempre il Torino di fronte, ma poteva anche essere un altro avversario, unito al fatto che effettivamente lo Shakhtar è lontano, non solo e non tanto concettualmente, ma proprio cronologicamente, sono 5 giorni adesso e 4 giorni pieni dopo la sfida sempre a Roma, mi fa ritenere che il turnover lo vedremo poco domani, a parte i 2 cambi obbligati. Ma sì, la mia curiosità era dettata essenzialmente da questo, no? Da capire la sua percezione dell'idea della rotazione, se è una cosa che ancora la pensava come all'epoca, cioè che si potevano cambiare anche 10 giocatori avendone a disposizione tanti senza nessun contraccolpo, e capire a distanza di tempo se invece quella ferita quanto era aperta e quanto se ne appunto assumeva le responsabilità. Io ero più dalla parte tua da questo punto di vista, Federico, perché anche per me non è stato quello il problema di quella partita, anche se effettivamente forse soprattutto in difesa forse io avrei fatto qualche cambio in meno, ma io uno non l'avrei fatto sicuramente, Allison. Per me Allison deve giocare a sta squadra, pure se gioca l'amichevole con la primavera del giovedì proprio. Sì. Ecco, no, penso io la Coppa Italia invece a Skorupski, è un ottimo portiere, diciamo che Allison è probabilmente un'altra categoria, però Skorupski è un ottimo portiere e se ce l'hai a disposizione diventa difficile anche semplicemente guardarlo negli occhi campo ogni settimana, ogni giorno, sapendo che non lo fa mai giocare, non è una cosa facile per un allenatore. No, certo. E per cui avevo capito quella scelta, magari meno quella di cambiare tutta la difesa in un momento così, insomma, no? Però anch'io non avevo dato la responsabilità maggiore a quello. Io non so neanche quanto sia sincero adesso ad assumersi la responsabilità di Francesco è uno che ha le spalle belle grosse, che non ha problemi mai a parlare chiaro, come sai. A me piace particolarmente anche per questo il suo atteggiamento, perché il suo atteggiamento pubblico è improntato proprio alla massima franchezza, e cosa che capita raramente, ti posso dire che raramente, ormai qualche anno di esperienza nel rapporto con i protagonisti del calcio ce l'ho, e lui invece è uno veramente molto trasparente da questo punto di vista. Magari c'è anche una parte, diciamo così, in questo caso un po' minimo di addossamento di responsabilità anche superiore alla percentuale magari che realmente si attribuisce, però è un fatto che lo ha detto e quindi che si accolla la responsabilità per quel mancato risultato. Però in rapporto, hai ragione tu, in rapporto a questa partita qui c'è tempo per recuperare. Io il dubbio maggiore, ma ancora me lo porto dietro, perché poi bisognerà vedere l'allenamento, lui ha giustamente sottolineato, sì, che c'è ancora l'allenamento di oggi ed è un allenamento sempre importante, perché è un allenamento in cui vedi per l'ultima volta, poi la mattina della partita magari si fa qualche piccolo richiamo in campo, ma è l'ultima volta in cui vedi i giocatori prima della partita, e quindi è logico che qualche indicazione arriverà anche da là. La mia curiosità, ti dicevo, è più che altro su De Rossi. Io invece non ho incertezze. Per me De Rossi non è pronto per giocare, ma non per problemi fisici. Lui non l'ha escluso affatto, però, capisci? Ho detto fisicamente recuperato, però è quando tu dici non di. Aspetta, Daniele, quando lo sai bene, non ti devo mica insegnare le sottigliezze dialettiche, quello che poi vorresti non dire ma ti esce lo stesso, non so come dirti. Quando uno dice non dico distrutto, è perché è distrutto, altrimenti non avrebbe usato quel termine. Un giocatore distrutto non ho nessun dubbio. Secondo me, oltre a aumentare la stima umana che ho nei confronti di De Rossi, ma questo almeno in questo ambito non conta molto, visto che
parliamo di cose più ciniche, se vogliamo, come della partita, di chi sta meglio o peggio. Secondo me è probabile che lo escluda, almeno per la sfida col Torino. Poi il tempo in parte sana tutto, martedì sarà un altro discorso. Però io ti dico che questa valutazione qui è una giusta osservazione la tua, ma questa valutazione qua io credo che alla fine dipenderà molto da Daniele, e ci sta nello specifico che un giocatore, proprio come senso di reazione per quello che sta vivendo, non solo voglia giocare ma voglia impostare magari proprio la sua partita, la sua prestazione nel ricordo dell'amico che ha perso, e magari da questo può trarre anche qualche un stimolo ulteriore, non mi stupirei affatto di questo. Per questo dico che ancora non lo so, in linea di massima condivido, e sono ormai 3 giorni che ne parliamo da quando è successa questa tragedia, sin da lunedì che parliamo di questo, e sinceramente non ho ancora la certezza né in un senso né nell'altro, e oggi ci sarà un'ulteriore indicazione, per cui stasera cercheremo di sapere qualcosa in più. Chiaro. Per quanto riguarda la formazione di Francesco, su questo insomma ha lasciato pochi dubbi all'attacco, sottolineando come l'unico attaccante a disposizione Schick giocherà al 100% dal primo minuto, e l'ha elogiato. Ecco, questo è un aspetto che ho sottolineato, che abbiamo sottolineato qui in studio, Daniele, sul quale ti chiamiamo in causa. È la prima volta che sento di Francesco elogiare, lasciamo stare le caratteristiche tecniche, un giocatore valido, lo sappiamo tutti, e non direbbe mai il contrario, certo, il suo allenatore, però qualche volta le frecciatine nei confronti di Schick, della sua attitudine al lavoro, alla disponibilità, ce l'aveva buttate lì. Questa volta invece ne elogia proprio lo spirito di sacrificio a disposizione del gruppo e quanto corra più di quanto gli venga chiesto. Questo mi ha colpito molto. Sì, nel senso, quelle tanto sono le cose che poi devono avere riscontro sempre dalla prestazione, poi alla fine, no? A volte l'allenatore anche. Io penso, immagino che, non lo so, tu stai in allenamento e magari ti arrabbi con un giocatore perché in quel momento lì vedi che non è stimolato al 100%, magari ti arrabbi e in conferenza stampa dici: ho apprezzato molto il suo impegno, proprio perché è come se gli volessi dare un controcanto rispetto al rimprovero che hai fatto prima, live magari, e però gli vuoi anche dare la carezza successiva, no? Quindi dici: vedi che sono anche buono con te, ti dico, ti ho elogiato pubblicamente. Oppure viceversa, ci sta che in campo gli fai bravo, vabbè sì, stai andando bene, poi dopo invece gli dai il rimprovero pubblico perché gli può servire da ulteriore stimolo. Cioè, la psicologia da questo punto di vista, io penso sempre che un allenatore alleni anche quando fa le conferenze stampa. E in base all'interlocutore, ricordo l'anno scorso di Spalletti, molte volte mi ritrovavo a pensare: ma questa cosa l'ha voluta dire perché gli serve a lui o perché è una cosa reale, concreta e lo pensa realmente? E con Spalletti molte volte arrivavo alla conclusione opposta rispetto a quella di Francesco, cioè che a volte gli piaceva dire le cose anche se... Però rispetto a uno Spalletti, a un Mourinho, che poi fanno di questo proprio un modus operandi costante, sì. Mi sembra un po' più schietto, quasi appunto, più genuino, no, di Francesco. Lui infatti è sicuramente diverso da questo punto di vista, è molto più genuino, e quindi ci sta che stavolta abbia veramente riscontrato qualcosa di positivo e quindi l'abbia voluto anche sottolineare. Quindi ci sta, questo ci sta tutto. E dico speriamo, perché poi il conforto è quello che deve venire dal risultato. Se vedremo un'altra prestazione pubblica, probabilmente non sarà servita neanche questa attenzione da parte di Francesco, anche da così come appoggio pubblico. E se invece, come spero, finalmente questo ragazzo si sbloccherà anche lui e riprenderà a segnare anche in Serie A, ecco, sarà la più giusta celebrazione, sarà arrivato dalle sue parole e poi dal conforto del risultato sul campo. È chiaro che Schick è uno di quelli che a un certo punto stamattina la missione di Dario e Augusto, tu prendi dei giocatori che a un certo punto, si parla della Juventus, prendi dei giocatori che ti devono dare qualcosa in più, e quel qualcosa in più nelle partite importanti te lo danno. Questa non è la semifinale dei Champions o un quarto dei Champions o un ottavo dei Champions, è una partita col Torino, però è una partita importante, hai la possibilità di giocarti delle carte, perché approfitti tra virgolette della squalifica di Dzeko. Schick, domani devi fare qualche cosa, devi far vedere qualche cosa. Anche perché poi, Daniele, la possibilità per Schick di entrare, magari anche a partita in corso, perché giocherà a titolare Dzeko, ma di entrare da protagonista nell'ottavo di finale di Champions passa anche da Roma Torino,
perché se fa un'altra partita bulica entra col quasi proprio. Sì, anche se in questo momento, appunto, visto che De Vrel ancora non riesce a trovare questa continuità. Ogni volta c'è bisogno di lui si fa male, cioè è una cosa incredibile. Io penso, io su questo è la mia teoria, però, che non è tutto solo caso. Io non sono, comincio a essere psicosomatica. Sì, per me sì. Poi ne parliamo fra poco, però, Daniele. Ti chiedo un paio di minuti di pazienza, Daniele. Eccomi qua. Io il discorso che riguarda De Vrel in passato, spero non adesso sia finita questa problematica, anche Chic, cioè nel momento in cui tu segui un certo iter anche difficoltoso di recupero, poi giochi magari non incidi come vorresti, sembri comunque crescere a livello fisico, poi ti rifai male, qualcosa vorrà dire. De Vrel è la stessa cosa come Chic in passato, mi pare che la testa, l'ansia da prestazione, no? L'adrenalina eccessiva. Ma ti sembra De Vrel troppo frenetico anche quando è in campo? Okay. Anche quando sta bene fisicamente, subito, poco lucido, subito. Poco. Mi pare Forrest Gump in certi momenti. Cioè, certe proprio volte sembrava i turbe, non frenesia, giocava. E secondo me questo ti porta anche a livello muscolare a pagare. Tu pensi che per me è anche un ottimo calciatore De Vrel? Sì, appunto. Ma io non lo ragazzi, ma ha fatto dei gol splendidi anche a noi, in passato. Al Napoli ne ha fatto uno meraviglioso, al San Paolo, cioè quelli sono i gol che fanno i giocatori forti, al di là che ce ne sono di migliori ovviamente, però mi pare che soffra proprio il fatto di giocare nella Roma lui per adesso, temo questo. Guarda, è un timore che è assolutamente condivisibile il tuo, perché sembra proprio questo, ti devi un attimo giostrare in questo caso tra due possibilità diverse. O è effettivamente così, perché magari la dimensione Roma è più alta rispetto alla dimensione De Vrel giocatore, e questa è una possibilità che non si può escludere, perché sono tanti i casi di giocatori che hanno avuto problemi di questo tipo, e quindi ci sta, anche allenatori, tanti allenatori hanno avuto problemi di questo tipo, e dall'altro canto c'è invece l'ipotesi che si può fare, che sia stato anche semplicemente sfortunato e che quindi nelle partite che ha giocato a volte non è entrato mai nelle condizioni migliori per poter rendere, ha sempre entrato quando c'era da inseguire qualche cosa all'improvviso come emergenza, non è mai entrato, non è mai stato stabile in una Roma forte, no? In una Roma sicura di sé che potesse dare qualche aiutare anche lui a sentirsi meglio in questo processo di ambientamento. Quindi il dubbio ancora rimane, credo che siano ovviamente stanno diminuendo le possibilità per far sì che lui possa dare una risposta a suo favore in questo senso. Che ti devo dire, sono rimaste 11 partite di Champions, per il momento ce n'è una, speriamo che ce ne siano altre, però non sono tante. Ce ne sono pure una serie di partite all'Olimpico, compresa una pericolosissima che è la penultima in classifica, la penultima in calendario, per evitare il record storico di eguagliare il record storico di sconfitte casalinghe in campionato. Ho letto, tu eri lì, l'hai percepito da vicino, l'ho letto nel suo discorso, anche nell'espressione, il fastidio proprio di Francesco, di quando ha detto è il paradosso che l'Olimpico è diventato un tabù. L'ha affrontato lui come tematica più psicologica ormai che tattica, quella del fatto che la Roma si blocca in casa, pure lì, no? Discorso che facciamo per De Vrel, non lo so se è collettivo. Ma guarda, io sinceramente ti dico che l'Olimpico è diventato, io quando vedo le partite della Roma, quando sta in trasferta, mi sento più tranquillo, a prescindere. Sì. Ed è una considerazione da tifoso, da spettatore in quel caso. Ormai ci siamo abituati, io non vedo l'ora di vedere Crotone Roma e Bologna Roma, guarda, proprio. Perché tanto superiamo sto scoglio di giocare in casa ste due, non vedo l'ora di andarmene in trasferta. Io da sempre, io all'Olimpico. Mica tanto. No, in più parte le storiche, come dici te. Ecco, mentre c'è il carico di partite storiche che alla Roma sono andate male. Sì, però quelle sono isolate, a parte che io tolgo Roma Liverpool, perché se mi mettono Roma Liverpool a fare disgrazie, quello è uno dei più grandi orgogli da tifoso che ho vissuto, al di là del dolore, poi nasce da lì. Però quello che ti dico è che hai la sensazione da quando l'Olimpico non lo giochi più, cioè quando adesso fai titoloni per dire che arrivano 40.000 spettatori all'Olimpico, ed è una cosa che una volta 40.000 spettatori c'erano Saprivie, Roma Cesena, sì, per amichevole, capito? Cioè, o ci facevi un allenamento a porte aperte.
adesso è diventato il pienone, 40.000 spettatori, ed è uno stadio mezzo vuoto sempre. Parliamo degli anni in cui la curva non c'è stata, che se sembrava veramente di giocare a porte chiuse. Adesso la curva è tornata e si sente, però c'è solo quella sostanzialmente come apporto, non perché gli altri poverini, gli altri che ci vanno, anzi sono dei benemeriti che ormai freno. Solo perché il percorso a ostacoli che gli è stato allestito per arrivare allo stadio, no? Adesso ci mettiamo pure in più le buche. Capito? Anche perché un unico giornale ne parla di questi argomenti, quindi altri mi pare che... Noi ce lo prendiamo spesso come questa responsabilità di parlare di queste cose, però ti dicevo, è una cosa che effettivamente così è, ed è un problema, immagino soprattutto che senta l'allenatore, perché indubbiamente è una cosa che dà molto fastidio. E quindi, però è un fatto, è un dato di fatto ed è indiscutibile che sia così. Speriamo che possa cambiare. Non c'è l'impatto dell'Olimpico sugli avversari, non c'è più. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa. La Roma deve far da sola in casa, e deve far da sola in casa in uno stadio che è quasi sempre appunto semivuoto, con squadre che però vengono qui e, non avendo lo stimolo neanche del campo loro, si chiudono e basta. Si chiudono e cercano di fregarti, come hanno fatto tu, Milan compreso, vincendo qua, come ha fatto la Sampdoria, come ha fatto addirittura l'Inter, come hanno fatto tante. Io non lo so, io, anche se io fossi il dirigente della Roma, cercherei di fare qualche cosa. Cioè, io metterei i biglietti a un euro a questo punto, le ultime partite, soprattutto se, visto che ti stai giocando delle cose importanti. Beh, le promozioni sono assolutamente encomiabili, queste qui del... Però secondo me campionato. Le promozioni ti portano 5.000 persone in più, sì, perché abbassi un pochino i prezzi da una parte, fai, che ne so, i compleanni, gli under. Invece che 20.000 fai 32.000, ecco, sì. Esatto. Io farei proprio tutta un'altra cosa adesso. So che è complicato, ci sono mille motivi, perché gli abbonati che hanno pagato addirittura poi si sentono defraudati, no? di un loro diritto. Dice, come, io ti pago prima, sulla fiducia, ti pago di più, ti pago tutto. E poi proprio abbassati i prezzi, che per cui non conviene più fare l'abbonamento, allora che lo faccio a fare l'abbonamento? E questo lo capisco, però bisognerebbe fare una politica diversa, l'ho sempre pensato e continuo a pensarlo. Il problema maggiore a questo punto sono pochi soldi, e quindi, dato che è così, se io in un negozio continuo a esporre merce che non vendo, sì, posso fare il negozio più bello del mondo, ma tanto non vendo, allora o abbassi i prezzi o sto negozio lo devo chiudere. Ora l'Olimpico non si può chiudere, ma tra un po' spero di chiudere per le partite della Roma. Nell'attesa bisognerebbe inventarsi qualche cosa. Ci rimarrà allotito, insomma. Sì, ecco, nell'attesa del GR, ultima... un posto da qualche parte. Visto che Senato non è andata benissimo. Veramente. Ultimissima flash per Daniele: nel processo di fidelizzazione del tifoso della Roma, è bene le agevolazioni fatte per Roma-Torino. Non sono troppo alti i biglietti di Roma-Shakhtar? Sì, appunto, ma figurati, per me sono alti quando sono se fosse a 15 euro, una curva per me è già alta adesso. Mi sembra che stanno a 40, dico. Sì, ma no, distinti, ma che se vede come in curva 50, cioè per non vedere la partita spendo 50 euro, ragazzi. Perché quello... devo andare allo stadio? Ditemi perché devo... Per me 45.000 spettatori, sai che saranno quelli, saranno molti. Considerando che poi c'è la partita in chiaro, no? Anche troppi, perché soprattutto se vuoi andare con la famiglia, con moglie, marito, figli, moglie, figli, non lo so, ma come fai a spendere 150 euro per andare distinto e vedere la partita, che poi te la devono raccontare a casa, o chi è rimasto a casa come al solito ti spiega tutti i dettagli che tu hai solo immaginato? Ma perché? Ma dove sta scritta una cosa del genere? Che non vuole essere una polemica sterile, ma è semplicemente una considerazione da fare a voce alta. Questa è una società che poi riceve anche i messaggi che vengono dati, li studia, li recepisce. E cambia le cose. C'era lo sportello telematico per il tifoso, no? Ti ricordi, Daniele? C'è ancora, credo, suppongo. Se mi date la possibilità di fare un po' il pavone, chiesi io di introdurre. Lo ricordo, l'ho detto per quello, perché me lo ricordo. Sai, Daniele, sto gonfiando con la mia ruota, però è così. No, ma io ricordo anche a livello di comunicazione tante dinamiche di quella tua gestione, Daniele. Inutile stare qui a sottolinearle, sembra piaggeria, però io problema ricordo Daniele... che tu venivi spesso anche qui per darci spiegazioni. Problema di Daniele è che dal di dentro faceva la fronda a Luis Enrique. Questo sì, eh?
Perché non lo sti- vero? Adesso puoi dirlo. Il tuo tipo di calcio non mi è mai piaciuto. Sempre l'ha osteggiato dal di dentro. Infatti, se ne sono accorti e l'hanno mandato via. Nel salutarti, hai visto? Luis Enrique, l'abbiamo salutato. No, per non essere poi giustamente redarguito anche dalla sfera della regia. È tanto vero quello che abbiamo sottolineato fino adesso, e dovrebbe essere tanto vero anche per la Roma. Nell'analizzare che probabilmente invece che fare un fatturato a livello di cassa allo Stadio Olimpico di 200-300, anche fossero 1000 euro in più, probabilmente avere 10.000 spettatori in più sarebbe più funzionale per cercare di passare il turno e guadagnare milioncini d'euro invece che le migliaia di euro. Questo però un discorso che... È quello che dicevo prima. Se vuoi, dovrebbe essere così, c'è sempre quel vincolo che ti lega alla campagna abbonamenti, e quello è il problema fondamentale, perché giustamente se tu vendi dei mini abbonamenti, gli abbonamenti del campionato, quelli che hai fatto per il girone di Champions, e poi dopo gli abbassi i prezzi, per cui quello che ha pagato l'abbonamento va a fare la quota pro partita e gli viene che i conti non gli tornano, si arrabbia, protesta. Teoricamente ti può chiedere anche il rimborso e comunque la prossima volta non ci copri più con i mini abbonamenti. No, è chiaro, lì. È chiaro. Allora dovrebbe, io sempre est modus in rebus, no? Una via di mezzo ci sta sempre. Io lo penso dall'inizio, da anni ormai, secondo me l'unica soluzione a questa cosa è ridurre drasticamente i costi dei biglietti, drasticamente, fare una cosa diversa per primi, perché tanto la Roma per prima ha fatto tante cose, tante belle cose, e sarebbe il caso di cominciare a pensarci. Biglietti a 10 euro. Sì. 10 euro, 20 euro, 30 euro, 40 euro più caro. I prezzi che si fanno per la Coppa Italia male. Normalmente. Ma sì, almeno finché non hai il tuo stadio, vabbè. Poi hai dei servizi differenti. E poi vedi che succede con lo stadio, c'ho una paura io, i prezzi che mettono il nuovo stadio. Questo è un discorso quello è un discorso che andrà valutato anche e affrontato. In previsione di quello, Federico, poi ci pensate. Daniele, grazie, un abbraccio. A voi, buon proseguimento. Buon lavoro al nostro Daniele Lo Monaco.